Carampane, a tutte le carampane, malgascione, un saluto a tutti e salutiamo Gina De Cazzan, Rosy, la donna cuciniera, Cristina Cri e poi salutiamo Cristina Cri che abbonamento live, e poi Daniela Ionita. Allora, ricordo a tutti di iscrivervi al canale, attivare la campanella, così riceverete la notifica dei miei video. Chi vuole fare una donazione al canale può farla, chi vuole abbonarsi può abbonarsi. Per fare una donazione cliccate sul tastino col dollarino, per abbonarvi andate nella home page, tastino abbonati. Allora, veniamo al tema e parliamo delle briciole in amore, insomma, come evitare, fallo. Allora, se vuoi evitare, diciamo, salutiamo anche Francesco, di ricevere delle briciole in amore, intanto ci sono alcune cose che spero di poterti dare delle indicazioni ben chiare. Spesso le persone sbagliano, questo vale sia per gli uomini che per le donne ovviamente, spesso gli uomini e le donne sbagliano nel gestire queste situazioni, cioè... Allora, intanto quello che devi tenere presente è sempre definire un tuo obiettivo, perché se non abbiamo un obiettivo non ha nessun senso. Quindi definire un obiettivo è la prima cosa importante, fondamentale, basilare. E salutiamo anche Sara. Quindi dipende un po' da quello che vuoi, perché quello che per uno è una briciola, per un altro può essere... invece un pasto completo, no? Perché, come dire, salutiamo la carampa gnocca Patrizia Perotti, salutiamo Linco e Pink. Quindi quello che per uno può essere una briciola, per un altro può essere primo, secondo, dolce, contorno, e questo deriva dal fatto che le briciole sono in funzione dell'obiettivo. È ovvio che se tu diciamo vuoi il matrimonio, per dire, se quello ti vede una volta al mese saranno briciole. Se te invece vuoi, come dire, avere una relazione di magari vedersi una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, così ogni tanto, vedersi una volta al mese coincide esattamente col tuo pasto completo. Salutiamo anche Roxy e Carola. Quindi questo è un po' il concetto di fondo, no? Se tu non definisci chiaro un obiettivo, è ovvio che poi spesso le donne si fanno dei problemi, no? Perché soprattutto quando hanno una certa età, perché le donne hanno sta fissa del matrimonio, no? Hanno sta fissa del matrimonio che in qualche modo vorrebbero sposarsi, almeno una volta vorrebbero sposarsi, se no non si sentono sufficientemente donne, no? E allora quando una dice questa è carina, simpatica, intelligente, però non se la vuole sposare nessuno, come mai? Se lei vuol farsi sposare, perché sbaglia qualche cosa? Adesso dico sposarsi, però salutiamo anche Lia, però potrebbe essere fidanzarsi, potrebbe essere avere una relazione, potrebbe essere avere qualche cosa, fondamentalmente una relazione sentimentale affettiva e qualcosa del genere, no? E se tu speri di averla e non riesci a averla, sono affari tuoi fondamentalmente. Quindi questo, ma parlo di matrimonio, ma potrebbe essere convivenza, potrebbe essere fidanzamento, insomma, in funzione con i suoi obiettivi, no? Ci sono delle donne che vogliono qualcosa e non riescono a ottenerlo, ma anche degli uomini ovviamente, non solo delle donne. C'è quel detto, no, che dice la bella di Torriglia. Torriglia sarebbe un paesino sugli altori di Genova, no? La bella di Torriglia che tutti la vogliono e nessuno se la piglia. Perché, come dire, dobbiamo parlarci chiaro, no? Questo è un punto fondamentale. Se tu sbagli atteggiamento, se tu hai un mindset sbagliato, è ovvio che nessuno ti prende, anzi... Se tu hai un mindset sbagliato, salutiamo anche Giuliana, quando un uomo ti trova ti scaricherà subito dopo, ti scaricherà rapidamente, ti darà le briciole, perché nel momento in cui percepisce che sei rompicazzo, rompicoglioni, che sei gelosa, che sei petulante, che sei scassamaroni, oppure che sei appiccicosa, malgacozza, che non sai stimolare il desiderio,
che non sei una donna di valore, che sei una sciampista fondamentalmente, perché devi tenere presente chi trovino, ma tutti gli uomini che ti piacciono o che non ti piacciono vanno alla ricerca di donne di qualità, vanno alla ricerca di donne di valore, che siano complete a 360 gradi, non complete soltanto a 90 gradi fondamentalmente. E se ti identifica come sciampista ti toglierà dei coglioni, si leverà dei coglioni. Ovviamente chi è la sciampista? Beh, è una donna che, nella metafora, no, non c'entra quella che fa lo shampoo. Salutiamo Cristina Colombo, una nuova carampana, c'è sempre posto per tutte le carampane. Benvenuta anche Cristina Colombo. Diamo la benvenuta a Cristina Colombo, una nuova carampana. Non so se hai fatto l'abbonamento base, ma ricordo che se fate l'abbonamento base potrete partecipare ai miei seminari che faccio qua sul canale lunedì e giovedì, e quindi questo è un punto fondamentale. Quindi, per approfondire queste tematiche, insomma, quindi dovete seguire delle regole. Diciamo che se vuoi trovare quello giusto devi seguire delle regole, perché l'amore non è un qualcosa, ecco, non è un qualcosa che si improvvisa, no? Trovare la persona giusta non è un qualcosa che si improvvisa. Devi farti, se tu, piuttosto che trovare la persona giusta, io direi che tu devi essere la persona giusta. Quindi la persona giusta è una donna, deve soddisfare le tre esigenze fondamentali, logico-razionale. Prendete che la parte logico-razionale è un po' come se fosse il cane da guardia, no? Cioè, un uomo di valore deve trovare una donna che abbia alcune qualità, che devono essere, diciamo, precise, certe. Salutiamo Antonella. Cioè, ad esempio, una donna di qualità dovrebbe saper cucinare, come la nostra Rosy, ad esempio, dovrebbe saper cucinare. Perché se non sa cucinare, chi cazzo se la prende una donna che non sa neanche cucinare, per dire, no? Sembra una cosa di altri tempi, ma in realtà non è così. Una donna deve saper cucinare, cucinare bene, perché la bellezza passa, ma la fame resta. Poi dovrebbe, diciamo, avere una sua realizzazione personale, un'autorealizzazione, far vedere che comunque è realizzata comunque nella vita, deve sviluppare femminilità, non deve essere un troione da corsa. Queste sono tutte valenze logico-razionali, no? Ovviamente queste sono regole base fondamentalmente, sono regole base. Regole base cosa vuol dire? Che sono le regole... Ma che non stavo dicendo a te, Fiammella? Guarda che non stavo dicendo a te, ma che... Non stavo assolutamente dicendo a te, Fiammella. Il grano salis non era comunque rivolto a te, era rivolto alle persone in generale, ma non... Io non prendo mai a misura nessuna persona, Fiammella. Quindi, tantomeno non leggo la chat e non prendo nessuna persona. Assolutamente no, io quando dico che una persona non ha grano salis, non intendevo Fiammella in particolare, io intendevo, mi sembra ieri, le persone che continuano a insistere, quindi non c'entra assolutamente nulla. Io non rivolgo mai alle persone nelle chat, spesso non leggo neanche le chat, dico sempre in generale, quindi dico sempre in generale. Quindi in generale cosa vuol dire? Che... Se, e lo dico anche adesso, se una persona fa la malga cozza, si accozza, si appiccica, entra, che poi tu tra l'altro sei anche simpatica, Fiammella, non c'entra proprio niente. Non stavo dicendo a lei, io non ho, cioè è un qualcosa che io non prendo mai a nessuno, il grano salis non ce l'hanno, a parte che il grano salis non è un'offesa, ma comunque non era diretta a te. Il grano salis, ognuno può proiettare e identificarsi, cazzi suoi. Se io dico il mondo è pieno di cretini e uno si identifica col mondo pieno di cretini, è un problema suo. Però il grano salis è riferito alle persone che in qualche modo fanno le malga cozze, si appiccicano, insistono. Manca il grano salis. Ma anche una donna che non segue le regole, secondo me, manca di grano salis, perché il grano salis rappresenta la capacità di conquistare, la capacità di sedurre, la capacità di far innamorare fondamentalmente. Questo è il concetto, no?
Quindi non dovete mai appiccicarvi. Quindi lo scopo delle regole è far sì che una persona, che tu possa trovare veramente la persona giusta. E quindi se vuoi trovare la persona giusta, devi dedicare tempo e energie, altrimenti se tu, come dire, fai le cose sbagliate, non troverai mai la persona giusta. Applicando le regole base della seduzione, tu riesci a conquistare, tu riesci a sedurre, tu riesci a far innamorare. Le regole sono che intanto in prima cosa devi dare valore a te stessa, devi far crescere te stessa. Quindi far crescere se stessa devi apparire come una donna di qualità. Secondo me, ma è una mia opinione, ma io penso che sia generale, una donna deve saper fare la donna, cioè saper cucinare, saper essere complementare all'uomo, saper essere femminile, ma anche dimostrare comunque di essere indipendente. Non è che deve diventare una capitana di industria, però l'indipendenza, la capacità di essere indipendenti è una capacità fondamentale. Quindi questo è un punto molto importante, no? Questo è un fatto molto importante, perché noi dobbiamo tenere presente le cose importanti, dobbiamo tenere presente le cose fondamentali. A mano a mano che voi proseguite, diciamo, in una relazione, dovete sempre apparire sempre di più da un punto di vista logico. Ecco, ci sono due punti fondamentali, no? In primis, da un punto di vista logico-razionale, dovete farvi percepire come donne di qualità, come donne di valore. E successivamente, da un punto di vista emotivo, dovete andare a stuzzicare la sua parte emotiva. Per stuzzicare la parte emotiva bisogna poi, come dico sempre, amplificare l'emozione. Lo scopo delle regole non è indurre qualcuno a chiedervi di sposarvi o a chiedervi di convivere. Lo scopo delle regole è far sì che un uomo si coinvolga al punto tale che, diciamo, che sia complementare al vostro obiettivo. Salutiamo anche Sissi. Ricordo che ci sono un po' di appuntamenti. Abbiamo Sissi martedì 2, poi abbiamo la Venus giovedì 4 e probabilmente penso che lunedì sera avremo la nostra Penelope Wengo. Ma questa sera alle ore 21 questa sera ci sarà la live. E la premiere, salutiamo anche tu, e alle 22 ci sarà la musica. Comunque, quindi fatevi questa domanda. La prima domanda che dovete farvi quando incontrate una persona è chiedervi come ti comporteresti se lui ti fosse indifferente. Quindi questo è un punto molto importante, come ti comporteresti se lui ti fosse indifferente, perché se tu ti comporti come con un uomo che ti è indifferente, cioè ti comporti con un uomo che ti interessa come se ti fosse indifferente, hai già fatto il 50% nella seduzione. Fatti sempre questa domanda: come mi comporterei se un uomo mi fosse indifferente? E agisci di conseguenza. Perché questo è il primo punto che devi fare. Questo da un punto di vista emozionale, ovviamente. Salutiamo anche Betty Kotich. Questo da un punto di vista emozionale. Da un punto di vista logico-razionale, invece, secondo me ci sono alcune cose fondamentali. Sviluppare una cultura, devi sviluppare comunque un buon dialogo, una capacità di comunicare a livello logico, a livello non verbale. Soprattutto a livello, diciamo, a livello, come possiamo dire, a livello, comportamentale, cioè deve avere un comportamento femminile fondamentalmente. E questo è un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale. Ci sono delle regole, quindi vediamo quali sono queste regole che tu dovresti seguire. Allora, in prima cosa devi tenere presente che gli uomini amano le sfide.
Quindi gli uomini amano le sfide. Cosa significa? Gli uomini amano le sfide, significa che se tu ti presenti come lì disponibile, come dire, li insegui, non sarai assolutamente, non darai assolutamente emozioni, perché lo scopo di una donna dovrebbe essere quello di farsi percepire come femminile, come cuciniera, come trasgressiva al giusto, ma nell'ambito, diciamo, della femminilità, quindi con garbo e basta. E poi, quando un uomo ti cercherà, devi saper stimolare emozioni, ad esempio dando l'indifferenza, e riuscirai a stimolare al meglio le emozioni. Quindi dare indifferenza è molto importante perché, come dicevo, gli uomini amano le sfide. Se tu ti fai vedere che li cerchi, che sei sempre lì, che li tartassi, non riuscirai a ottenere assolutamente nessun risultato. Non riuscirai a ottenere nessun risultato. Questo è un punto fondamentale. Prima di tutto devi tenere presente che tu, quando interagisci su un piano sentimentale affettivo, è come se fossi un prodotto. Salutiamo anche Gabriella, è come se fossi un prodotto, salutiamo anche Deborah. È come se fossi un prodotto, cosa significa? Che devi avere un bel involucro, ma devi sapere anche gestire le emozioni. Ovviamente devi curare il tuo aspetto. Perché se tu non curi il tuo aspetto, mancherà qualcosa, non verrai vista come una donna di qualità. Bisogna agire a 360 gradi, curare il tuo aspetto, apparire desiderabile, ma desiderabile non vuol dire disponibile. C'è differenza tra desiderabile e essere disponibile. Gli uomini amano desiderare, le donne, diciamo, devono farsi desiderare. Questo è un concetto di fondo, no? Ovviamente, come dicevo, devi saper cucinare, ma devi anche saper mangiare, perché se ti sfoghi, se mangi come se non ci fosse un domani, beh, allora ovviamente questo non funziona, non va bene. Nessun uomo vuole una donna che lo metta all'ingrasso e che si metta lei stessa all'ingrasso. Anche l'abbigliamento è fondamentale. Perché, come dire, si dice che l'abito non fa il monaco, ma l'abito in realtà fa il monaco. Lascia perdere il look unisex, devi adottare uno stile più femminile, lascia perdere i pantaloni, tendi a usare le gonne, lascia perdere i maglioni larghi, cerca qualcosa un po' più di attillato, un po' più di femminile. Le cose oversize non vanno bene perché, essendo oversize, non evidenziano neanche le forme, non evidenziano nulla fondamentalmente. Abbiamo la nostra Patrizia Perotti, dice: stasera abito lungo con spacco. Brava Patrizia. Seguire la moda non è utile perché tanto gli uomini non la conoscono e non devi metterti in testa che per attrarre un uomo siano necessari capi firmati. Agli uomini non gliene fotte un cazzo se il capo è firmato, un uomo non distingue tra una borsetta da 5 euro e una borsetta da 5.000 euro. Quindi, per quanto riguarda la borsa, comprati pure nella seduzione. Se poi tu vuoi, ti piace, puoi comprartela anche la borsa diamantata da 100.000 euro. Ma per quanto riguarda la seduzione, vanno benissimo le borse cinesi da 5 euro, non c'è nessun qualcosa, no? Invece, se ti compri un abitino anche anonimo, diciamo, ma che ti sta da Dio, diciamo, che evidenzia le tue forme, che ti fa, diciamo, apparire come una donna intrigante, interessante, questo è un punto fondamentale. Devi imparare poi, ovviamente, a tenere cura, soprattutto dei capelli. I capelli, sembra strano, ma fortunatamente per gli uomini hanno poca valenza.
ma per le donne i capelli hanno una grande valenza. Questo era già scritto nella Bibbia, no? Che gli angeli, che erano esseri maschili, si invaghivano, si eccitavano quando vedevano una donna dai capelli lunghi. Sembra strano, ma i capelli, se sono folti, lucenti e lunghi, fanno apparire una donna come più sana. E quindi automaticamente scatta un interesse. Quindi sembra strano, ma i capelli per le donne devi assolutamente devi assolutamente, se puoi ovviamente, perché poi ovviamente, però dovresti cercare di prendertene cura. Avere i capelli lunghi, avere i capelli lucenti, folti, e questo è fondamentale. Avere anche, avere anche un buon profumo è una cosa fondamentale. Beh, gli angeli, è scritto nella Bibbia, perché le donne nella Bibbia dovevano coprirsi il capo a motivo degli angeli? Questo è scritto nella Bibbia, non è che lo sto dicendo io, perché salutiamo anche Andrea Giovani e Deborah, perché gli uomini, gli angeli, che erano gli angeli biblici, non erano asessuati, erano maschi e trombavano pure. Te lo dirò in quale libro della Bibbia, te lo dirò, ma comunque basta che metti Bibbia a motivo delle donne devono indossare i capelli. Adesso non mi ricordo, comunque lo dirò in quale libro della Bibbia. Comunque c'è scritto che le donne, se partecipano a delle assemblee dove sono presenti gli angeli, devono coprirsi il capo proprio a motivo degli angeli, perché gli angeli si eccitavano sessualmente. Ed è per questo motivo che probabilmente, ad esempio, le donne musulmane, perché le donne musulmane seguono comunque la Bibbia, utilizzano il velo che copre i capelli. Non devono spuntare ciocche di capelli. Questo è molto importante. Dobbiamo anche tenere presente una cosa fondamentale, che quindi devi dimostrarti anche allegra, di buon umore. Una donna depressa, non è che fa una buona prima impressione. Queste sono tutte cose molto importanti, sono tutte cose fondamentali. Quindi cercare di avere un buon eloquio, una buona comunicazione è un altro punto fondamentale questo. Se vogliamo mettere in atto, se una donna vuole mettere in atto le giuste regole, deve tenere presente, deve agire a 360 gradi. E questo è un altro punto che ritengo che sia fondamentale. Ovviamente dobbiamo imparare a valorizzare se stessi, quindi una buona comunicazione non verbale vuol dire che anche il modo in cui sorridi è importante, il modo in cui guardi un uomo è importante. Non devi stare mai a fissare un uomo, perché se fissi un uomo per più di 3 secondi, questo capisce semplicemente che tu sei assatanata, vuol dire che tu sei ossessionata. Se guardi un uomo per più di 3 secondi, è evidente che tu appari come una persona abbastanza assatanata. Questo è un altro punto molto importante, è un altro punto da prendere in considerazione, che secondo me ha un valore molto importante. Dobbiamo tenere presente che il look e l'abbigliamento e il linguaggio non verbale sono dei punti fondamentali. Sono dei punti fondamentali nella seduzione. Ad esempio, è sbagliato quando incontri un uomo, ad esempio, cercare di fare tu un approccio con un uomo che non conosci. Ci sono delle tecniche di approccio indiretto. Però c'è un punto fondamentale, che se tu rifiuti all'uomo l'esclusività, cioè l'esclusività del ruolo di cacciatore, automaticamente perderai dei punti. La vera seduttrice è quella che sa stimolare e dà l'idea all'uomo di averla sedotta.
perché l'uomo deve avere l'idea di averti sedotta, anche se a te piace. Il canto del cigno della seduzione per una donna, il bacio della morte della seduzione, quella che la porterà a ricevere le briciole in amore, è quella di elemosinare l'amore. Perché se tu elemosini l'amore, ma tutti quelli che fanno l'elemosina non è che gli danno 100.000 euro di elemosina, gli danno pochi spiccioli. E quindi se tu elemosini, al massimo riceverai le briciole in amore, questo è quello che riceverai. Quindi mai elemosinare l'amore. In amore devi essere, come diceva Osho, un'imperatrice, non devi essere una serva. Al primo appuntamento, ad esempio, quando incontri un uomo al primo appuntamento, evita di fissarlo e devi lasciargli l'idea che che lui non ti sia piaciuto tanto. Fissa sempre il primo appuntamento per, ad esempio, prendere un caffè, prendere qualcosa. E il primo appuntamento, anche se ti piace da matti, che tu vorresti aprirgli le gambe e dargli la seduta stante, sarebbe totalmente sbagliato. No? Ci sono donne che al primo appuntamento poi ci vanno a letto fondamentalmente. No, il primo appuntamento deve durare 10-15 minuti al massimo e devi dirgli tassativamente: scusa, ho un impegno, adesso devo andare. Devi vederti in un caffè, tipo, che ne so, un caffè nella zona centrale o da qualche parte, insomma. E poi devi, dopo i primi 10 minuti, salutiamo anche Antonio, dopo i primi 10 minuti, quando hai preso il caffè, prima che lui dica qualunque cosa, ma ripeto, questo vale se ti piace, perché se non ti piace puoi anche starci a parlare tutta la notte, tanto non te ne frega un cazzo, ma se ti piace devi semplicemente dirgli: guarda che a me non, diciamo, ho un appuntamento e me ne vado, ho un appuntamento e me ne vado. In modo tale che a lui resti il dubbio, devi sempre lasciargli il dubbio che non ti sia piaciuto tanto, già dal primo incontro. I primi incontri, ad esempio il bacio della morte della seduzione, che tu i primi incontri gli parli delle tue difficoltà. Cioè, se tu la prima sera che incontri un uomo inizi a parlargli delle tue difficoltà economiche, inizi a parlargli: mio ex marito non mi passa gli alimenti, ho difficoltà a arrivare a fine mese, oppure il mio ex marito non fa questo, il mio ex marito non fa quell'altro, oppure i miei figli, mio figlio si droga, l'altro mio figlio è disoccupato, l'altro mio figlio, che ne so, è il travestito, che ne so, qualcosa del genere. Beh, è ovvio che in qualche modo, diciamo, questa persona in qualche modo non ti prenderà neanche in considerazione. Questo devi tenerlo presente, no? Non puoi, diciamo, sperare che uno alla prima sera che ti vede non scappi se tu gli parli, non scappi se tu gli parli dei tuoi problemi. Quindi i primi incontri devono essere necessariamente leggeri, non devi raccontare un cazzo di te, meno racconti meglio è, perché sennò in qualche modo spariranno tutti e spariranno anche molto rapidamente. Quindi questo è un altro punto fondamentale. Non sto leggendo bene sulla chat, però ragazzi vi chiedo, non state a litigare nelle chat, cioè queste chat non sono fatte per litigare, quindi se delle persone non si stanno simpatiche, ignoratevi, dai, cioè, ma non stiamo a litigare nelle chat, che poi vengono fuori malintesi come quello con Fiammella lì, come si chiama. Non stiamo a litigare nelle chat, non insistete, parlate d'altro. Non sto leggendo i messaggi, ma non litigate, ognuno si faccia i cazzi suoi e basta, no? Punto. Allora, ognuno si faccia i cazzi propri, se non vi state antipatici lasciate perdere, perché sono già venute fuori poi delle chat dove ci sono dei litigi, io non c'ho voglia, cioè è perdita di tempo e basta. Quindi non, diciamo... non dovete neanche essere eccessivamente, diciamo, disponibili nei confronti delle persone. Quindi il primo appuntamento è quello. L'errore più grave è quello di rendere
una strada in discesa. Non devi mai rendere a un uomo la strada in discesa. Quando un uomo cerca di fissare un appuntamento e ti fissa un appuntamento, non è che tu gli dici ah, sono disponibile quando vuoi. State attenti a cadere nelle trappole, perché una delle trappole che fanno gli uomini, ed è una trappola fondamentale, che spesso ci sarete cascate tante volte perché siete vecchie befane. Se un uomo ti dice cosa fai questa sera, ecco, questa è la domanda, no? Che cosa rispondereste voi? Un uomo che ti piace ti dice cosa fai questa sera e tu non vedi l'ora di dirgli guarda, questa sera qualunque cosa avessi voluto fare, se tu ci sei, sono disponibile per te, mollo tutto e sono disponibile per te. Questo è l'errore più grave che potete fare in una relazione. E molti uomini fanno questa domanda, eh? Molti uomini fanno questa domanda. Non ti dicono ci vediamo questa sera, ti dicono cosa fai questa sera, cosa fai questa sera. Quando uno ti dice cosa fai questa sera, tu anche se stai a casa a sditalinarti perché non sai cosa fare d'altro, digli, no, guarda, stasera ho un invito, gli dici, no, stasera ho un invito a cena dall'avvocato tal dei tali, mi ha invitato a cena il mio capo ufficio, mi ha invitato a cena, hai un invito a cena. Qualunque cosa che devi dire, hai un invito a cena, hai un invito a cena, punto. Cosa fai stasera? Ma mi ha invitato a cena al Grand Hotel l'amministratore delegato, che ne so, della Fiat, per dire, no? Non so, comunque, oppure stai sul generico, ma hai un invito a cena, punto. Stasera sono invitato a cena fuori, senza dire nient'altro. Non devi mai, anche, ripeto, se non hai niente da fare, passi la casa e ti passi il tempo a casa con un vibratore, con un dildo per farti passare, diciamo, come possiamo dire, le crisi di astinenza, no? Non devi assolutamente dirgli non faccio un cazzo, anzi se tu mi inviti non vedo l'ora di uscire con te. Questo è il punto fondamentale. Questo è un grave errore che fanno le persone. La maschera ai capelli? Ma non puoi dire che fai la maschera ai capelli! Cara Sissi, faccio la maschera ai capelli. Sempre invita a cena! Qualunque cosa ti dicano, ho un invito a cena. No, maschera ai capelli, no, non puoi dire, guarda, stasera mi depilo perché ho le gambe che sembro una scimmia uscita fuori dalla foresta amazzonica. Cioè, ci sono donne che dicono, che fai stasera? Ah, no, guarda, stasera mi devo depilare perché ho le gambe che veramente sembrano quelle di una scimmia uscita fuori dalla foresta amazzonica, mi devo depilare. Oppure, guarda, ho le ascelle pure che sembrano la foresta vergine, ci crescono pure i funghi, raccolgo pure i funghi sotto le ascelle, talmente tanti peli ho, no, è sbagliato, no? Anche se c'hai le ascelle piene di peli, le gambe che sembrano, diciamo, quelle di una scimmia, non devi assolutamente dire questa cosa, ovviamente, non devi assolutamente dire questa cosa, è il canto del cigno della seduzione, il bacio della morte, della seduzione. Salutiamo la nostra Grinettina, benvenuta anche la nostra Grinettina, Green Apple. Perché ci sono donne che lo dicono, eh? Stasera sto sul cesso perché mi sono presa il cagotto. Passo tutta la... Una potrebbe dire, stasera passo tutta la sera sul cesso perché mi è venuta la dissenteria. No, anche se ti passi la sera sul cesso, è il canto del cigno della seduzione, non devi dire sta roba, no? Non devi dire sta roba, perché ovviamente, come dire, fai passare tutto il mistero, fai passare tutta la fantasia. Eppure ci sono donne che usano anche questo tipo di atteggiamento. Quindi tu, che cosa fai stasera? Ho sempre un invito a cena. Punto. Questo è quello che devi dire. Ecco, queste sono un po' di regole, perché se tu sbagli queste cose vai a toppare fondamentalmente, no? È un punto fondamentale che non devi assolutamente dire.
Poi non devi chiamarlo eccessivamente, cioè telefonare a un uomo è sempre una cosa sbagliatissima. Telefonare a un uomo è sempre sbagliato. Cioè ogni tanto puoi telefonarli, ma in linea di principio dovrebbe essere lui, che telefona a te. In linea di principio dovrebbe essere lui che telefona a te, perché se tu telefoni a lui, questo è sempre un grave errore. Telefonare a un uomo potrebbe essere percepito come se tu gli stai dando la caccia, come se tu sei eccessivamente interessata, come se tu fai la malga cozza. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Non devi assolutamente e per nessun motivo, inseguirlo, telefonargli, cercarlo. È assolutamente negativo, perché appari come bisognosa, no? Quindi, tra l'altro, le telefonate, quando le fa, devi sempre concluderle per prima. Ci sono invece molte donne che continuano a parlarti per dire e non mollano mai. Tu addirittura, ci sono donne che arrivano a dire, tu dici, ah ciao, devo andare, quella. no, ancora 10 minuti, ancora 1 minuto, no, ma devo solo dirti ancora una cosa. Questo è il canto del cigno, è il bacio della morte della seduzione. Puoi non lamentarti se ti darà soltanto le briciole. Non lamentarti se ti darà soltanto le briciole. Tu devi mai telefonarli, aspettare che sia lui a telefonarli e chiudere sempre la comunicazione per prima. Ci sono delle persone, delle donne che invece telefonano e poi telefonano loro e poi quando quell'altro gli dice ho da fare questo, da fare quello, queste continuano come se non ci fosse un domani a cercare. Questo è veramente negativo, è veramente nefasto. Mai e poi mai. Quindi se tu inizi a seguire queste regole, piano piano potrai avere, diciamo, dei risultati, potrai avere dei vantaggi, ma devi agire nel modo giusto, nel modo corretto. Allora, non accettare, un'altra regola fondamentale, non accettare inviti per dire anche a uscire il sabato sera che avvengano dopo il martedì / massimo mercoledì. Cioè, se un uomo ti invita giovedì per sabato, no, sei già impegnata. Il tempo giusto dovrebbe essere o lunedì o martedì. Cioè, non devi puoi accettare in via eccezionale, se lo conosci qualche volta, il mercoledì, ma mai andare oltre. Invece ci sono uomini che ti telefonano magari al giovedì sera alle 20:30, ti dicono cosa fai stasera per le 9, mezz'ora prima, e tu, come magari che eri lì già messa, diciamo, con la cosa per farti andare via la cellulite, le rughe, ti vesti da mignottona da competizione in mezz'ora di corsa per essere pronta. Quindi questo è un altro grave errore, perché tieni presente che se un uomo ti telefona all'ultimo momento è perché ha già fatto il giro delle 7 chiese, tu non sei la seconda scelta, sarai la decima scelta. Cioè se uno ti telefona al sabato sera alle 8 per uscire alle 9, per vederti alle 9, magari per venire a casa tua, è perché avrà già telefonato a tutta l'agenda e tu sei arrivata all'ultimo, era all'ultimo posto, quindi non è che sei la seconda scelta, sei l'ultima scelta. E quindi necessariamente deve essere un no, Questo è un punto fondamentale, quindi tieni come regola il martedì, per il sabato il martedì, oltre il martedì proprio, qualche volta potreste arrivare al mercoledì, ma mai prima. Questo è un punto fondamentale, dobbiamo tenere presente che queste sono cose importanti. Devi imparare a gestire un po' tutte le cose, no?
Devi utilizzare alcune strategie come la tecnica freeze, ci sono diverse tecniche che possono essere utilizzate per incrementare, ma il dubbio, generare dubbi è un po' sempre la cosa importante. Poi ovviamente, come dicevo, è molto importante capire sempre qual è il tuo obiettivo. È molto importante tenere presente sempre qual è il tuo obiettivo. Beh, certo, un uomo può fare questi shit test, certo, tu da uomo puoi farlo, certo, da uomo puoi farlo, puoi provare a invitare una all'ultimo minuto, certo, puoi provare anche a invitarne 20 all'ultimo minuto, no? E questo è un qualcosa che puoi fare, è un qualcosa che puoi fare. Ma questo uno lo può fare quando era giovane, fondamentalmente, uno può farlo anche quando, anch'io, quando ero giovane, a suo tempo ne facevo, una volta ne avevo invitate 20, tutte nello stesso posto, alla stessa ora, e non mi sono presentato, per dire, no, ma perché quando uno è giovane deve un po' sperimentare le strategie di seduzione, come funzionano. Però dobbiamo tenere presente che, diciamo, poi dipende anche un po', insomma, dall'età che uno ha. Se uno è giovane, magari può giocare, può provare a stimolare, perché è ovvio che le cose bisogna impararle fondamentalmente, no? Bisogna impararle, bisogna darsi da fare, bisogna cogliere quelli che sono i risultati fondamentalmente. Sei ancora giovane? Sì, sono ancora giovane, ma quando ero giovane nel senso ventenne, diciamo, no? Adesso sono trentenne, quando ero giovane intendevo quando sono... Adesso che sono trentenne dico quando ero giovane che ero ventenne fondamentalmente, questo è un po' il concetto di fondo, no? Bene, comunque, detto questo, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete notifiche dei nuovi video. Vi ricordo di fare l'abbonamento base, che con l'abbonamento base potrete partecipare ai miei seminari. Con l'abbonamento base potrete partecipare ai miei seminari.